Virginia se ne sta distesa, tranquilla, a letto. E il sonno la riprende così velocemente che non si accorge neanche di riaddormentarsi. Le sembra improvvisamente di non essere più a letto, ma in un parco. Un parco implausibilmente verdeggiante. C'è la voce di Virginia Woolf che ritorna sempre, che forse è la voce stessa dello scrittore. Avere anche visivamente, insomma, avere comunque nell'immaginario Nicole Kidman, che era Virginia Woolf, avere Julia Moore, che era la donna casalinga un po' depressa, e avere quella meravigliosa Meryl Streep in Clarissa Vaughan, sicuramente mi ha aiutato insomma, nel distinguerle, nel portarle avanti. Si dialoga, forse ho dialogato con queste donne. Questo un po' c'è stato e questo è il gioco, il divertimento che c'è nell'audiolibro. La bellezza di questo libro è nella conoscenza dell'animo femminile, delle diverse sessualità, del diverso modo di stare al mondo. È chiaramente scritto benissimo, quindi ti rimangono così delle frasi, giochi di parole sospese, di cui mi sono resa conto proprio leggendo a voce alta, ecco. Certamente mi piacerebbe moltissimo, se dovessi mai rifare ancora un audiolibro, mi piacerebbe fare forse Le onde di Virginia Woolf, o forse proprio La signora Dalloway di Virginia Woolf, comunque leggere Virginia Woolf. E quindi già mi è rimasto molto di questa esperienza.